Taranto, via d'Aquino, ho raccolto la vibrata protesta, l'esasperazione dei commercianti. Domenica 22 ottobre si terrà la gara podistica agonistica, l'evento Taranto nel cuore. Ben vengano queste iniziative, ma è assurdo dover costringere gli esercenti di attività commerciali, parliamo di bar, parliamo di ristoranti, a dover rimuovere, come per esempio in questo caso, la pedana. Rimuoverla a proprie spese, quindi un commerciante di Taranto, già parliamo di crisi del borgo, di negozi che chiudono, dicono: caro amico, domani devi smantellare tutto. E qui ci sono costi pesanti, centinaia e centinaia e centinaia di euro per togliere e mettere. Allora, numero uno, questi pagano l'occupazione del suolo pubblico 365 giorni all'anno. Allora, nel momento in cui si devono rimuovere queste strutture, devono essere rimosse a spese dell'amministrazione comunale. Posso capire che vanno rimosse durante la processione dei misteri, ma se per ogni evento, per ogni gara, questa gente deve mettere e togliere, quanto ci va a perdere dopo che paga l'occupazione del suolo pubblico? È assurdo. Qui abbiamo un'amministrazione comunale che invece di favorire il commercio mette il bastone tra le gambe dei commercianti, quasi a farli cadere, a farli precipitare. È assurda una cosa del genere, è assurda. Me la vuoi che i commercianti spostino le pedane? Bene, caro comune, fallo a tue spese, perché non è possibile che non solo questi perderanno la giornata lavorativa, la mezza giornata, e va bene, ci può anche stare, ma non è possibile che debbano essere cornuti e mazziati, scusatemi l'espressione. Qua parliamo di 500, 1000 euro, 500 euro a toglierne, 500 a rimetterli. Ma stiamo scherzando? Questo domani, cioè il 22 ottobre, e nel momento in cui si dovessero verificare, come si verificano altri eventi, altre corse, che facciamo? Togli e metti? Ma stiamo scherzando? Allora, ben vengano le gare podistiche, gli eventi per la città, guardate, però, viva Dio, almeno organizziamo questi eventi in altre zone. Ci sono zone più periferiche, c'è tutta l'area di Cimino, da quelle parti, tutto quello stradone, altre zone della città, fate Viale Virgilio, ma non è possibile qui. Già vedete, sono le 2 del pomeriggio, c'è un deserto. Guardate dal ponte girevole andando in fondo, vi sto facendo vedere fino a Piazza Immacolata e oltre. Ci sono 4 gatti, già le attività commerciali muoiono e si vedono le saracinesche chiuse, perché chiudono puntualmente. Se poi andiamo a spremere come limoni, a rompere le scatole a questa gente che si guadagna il pane, loro e i loro dipendenti, è assurda una cosa del genere, è assurda. Noi facciamo come consiglieri le commissioni attività produttive, si parla di questo, di quest'altro, il deor, il gazebo, il regolamento. E poi non pensiamo che a questa gente si stanno rompendo le scatole, si sta mettendo in ginocchio la categoria dei commercianti. Su questo dovrebbe intervenire anche Confcommercio, Confesercenti, le varie organizzazioni di categoria, perché non è possibile stritolare questa gente, non è possibile. Altro che andiamo a parlare delle commissioni, ci sciacquiamo la bocca, l'amministrazione che vuole essere vicina ai commercianti, ma quale vicinanza, che sta a spremerli, che sta quasi con un bastone, ogni sgarro che fanno si colpiscono, rispettando la legge. L'amministrazione, non metto in dubbio che rispetti, attui la legge in maniera forse anche troppo puntuale, perché poi ogni eccesso diventa un'assurdità, ma al di là di questo, invece di favorire, di aiutare questa gente, che facciamo? Andiamo a dire: togli il gazebo, togli la pedana a tue spese. E questo significa aiutare i commercianti? Questo significa aiutare i commercianti? Fabrizio Mazzulli, assessore alle attività produttive, vice sindaco di Taranto, tu in coscienza ti senti di dire che come amministratore stai aiutando i commercianti? Tu, assessore alla polizia locale, Ciraci, ti senti in coscienza di dire che state aiutando i commercianti? Tu, sindaco Melucci, in coscienza, ti senti di dire che state aiutando i commercianti?
Beh, questi poveretti li state stritolando. Ho detto, prima ve ne andate a casa e meglio è, perché state creando danni a Taranto, state mettendo in ginocchio una città, sparite politicamente. Taranto non vi vuole più, non vi sopportiamo più. Dimettetevi, fate un gesto d'amore per Taranto e levatevi da mezzo.